Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, raga, vi porterò con me perché devo assolutamente immortalare questo momento. Perché sì, oggi dopo non so quanto tempo, non so quanti mesi, rivedrò la mia casa nuova, raga, voglio piangere. Ah, che bel momento. Quindi vi porterò con me perché appunto vi posso far vedere finalmente dal vivo e non tramite foto il colore delle pareti, tutte le cosine. E tra l'altro hanno anche montato un po' di tempo fa, che non sono ancora riuscita a farvelo vedere e non l'ho visto nemmeno io dal vivo, il mobile del bagno. Quindi vedremo anche questa cosa insieme e vi svelerò anche il perché sto andando nella casa, perché c'è da fare un lavoro, vabbè, nulla di che, nulla di entusiasmante, però per me lo è perché finalmente ci posso andare. Quindi adesso finisco di prepararmi e ci vediamo là, a dopo. La maison, da quanto tempo la maison. Cioè raga, veramente quasi mi dimenticavo di come era fatta, sono troppo contenta di rivederla. Però voglio farvi vedere le cose insomma interessanti, quindi dal vivo vi faccio... Infatti potrei toglierla adesso questa, visto che il muratore non è ancora arrivato, quindi tanto posso stare senza. Comunque vi faccio vedere prima dal vivo il colore della camera. Beh, questo qua insomma nulla di che. E poi il mobile del bagno montato. Andiamo. Zan, 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 zan. Raga, quanto è bella. Comunque, se posso dire una cosa a favore del virus, io ho sempre desiderato andare in giro in primavera con la mascherina, perché io e tutti gli allergici mi capiranno, non posso uscire di casa in primavera perché muoio, letteralmente muoio. Ad esempio, prima sono andata nel cortile dell'altra casa per buttare la spazzatura. Sono rientrata, avrò fatto una cosa come 206 starnuti, non respiravo più, perché appunto per uscire a buttare la spazzatura nel cortile non è come sulla mascherina, no? E quindi, cioè, non avete idea di quanto sia bello poter andare in giro, cioè il tragitto che ho fatto dall'acqua, insomma, con la mascherina, cioè stavo da Dio. Comunque, a parte questo, andiamo a vedere adesso il mobile del bagno montato. Andiamo! Allora, eccolo qui. Questo voi mi sembra che nelle foto non l'abbiate visto ancora montato, perché era stato montato ma poi rismontato, perché era stato messo troppo in qua e qui non ci si passava, insomma. Quindi adesso è stato spostato più in là. Questo non è ancora fissato, però sarà la prossima cosa da fare. Mentre il suo rubinetto sì. Qui ci sono io, hey! E qui c'è il suo armadiettino. Insomma, così, molto 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 carino. Questi mi sembra di avervi già fatti vedere e notare la classe. Guardate, cioè si chiude da solo. Lui si chiude da solo, bellissimo, fantastico. Comunque, ora vi faccio vedere che cos'è che c'è da fare effettivamente oggi. Perché sì, questa azione era decisamente necessaria. Vi faccio vedere. Come potete notare, c'è tutta questa roba sul terrazzo. Quindi oggi verrà il ragazzo a sbarazzare tutto ciò. E ora però devo dividere le cose che non devono essere buttate via dalle cose che devono essere buttate via. In realtà le cose che si salvano sono pochissime, tipo queste piastrelle qua che ovviamente rimangono. Poi per il resto sarà tutto quanto da buttare. Finalmente il mio terrazzo sarà utilizzabile. Quindi ora aspetto che arrivi il ragazzo, sbarazziamo tutto ciò e poi vi do un piccolo aggiornamento per quanto riguarda Mondo Convenienza. Io spero che mi state sentendo perché stanno tagliando tipo l'erba nel parco di fronte. Tipo lì, ecco, cioè guardate che bella la vista. Ve l'ho mai fatta vedere la vista? Nelle storie di Instagram forse è vasta, boh. Comunque c'è veramente spettacolare. Niente, ci aggiorniamo tra poco. Ta-da! Fine! Sono stati straveloci, raga, tipo tempo mezz'ora, era sparito tutto. Adoro. Vabbè, adesso ovviamente tutto da pulire in terra, ma l'importante era sbarazzare il tutto. Ora cosa farò? Devo cercare di pulire il più possibile queste poltrone, cioè questa e quella, sbatterle dalla polvere eccetera, così poi le porto dentro, almeno non rischiano di rovinarsi. Faccio questo lavoro e poi per oggi abbiamo finito. Ed eccomi ritornata vittoriosa con ben due pacchi, raga, che adesso andremo anche ad aprire insieme, così vediamo cosa c'è all'interno. E questo fa anche un bel suono. Però prima di aprirli volevo dirvi una cosa. Come avete visto e come vi avevo anche già accennato negli ultimi Straghouse, appunto la casa praticamente ormai è ultimata, e però non posso traslocare finché
Non mi arriva la cucina. Quando arriverà la cucina? Ah, che bella domanda. Vorrei potervi rispondere, ma non lo so. Ah, tra l'altro, se sentite con una voce un po' strana, è perché ho starnutito come una matta tutto il giorno e ho le corde vocali un po' provate. E probabilmente avrò anche una faccia un po' provata, ma vabbè. Che bella l'allergia. Fatto sta comunque che purtroppo non so ancora quando mi arriverà la cucina. Vi dico però che con Mondo Convenienza mi sto muovendo per vie legali. Grazie comunque a una persona che mi sta aiutando, mi sta facendo questo grosso favore per riuscire a muovermi per vie legali. Quindi ormai gli sarà arrivata la letterina dall'avvocato e speriamo che con questa magica letterina si sveglino un po'. Perché ok che adesso c'è il discorso coronavirus, quindi non si può fare niente, però il primo appuntamento che loro mi avevano dato e che hanno annullato era prima che l'emergenza scoppiasse. Infatti la motivazione dell'annullamento della consegna e montaggio della cucina era stata perché la cucina noi non ce l'abbiamo in magazzino. La cucina non ci è arrivata, scusa, ok. Quindi mi hanno causato un danno veramente grosso, perché se io allora avessi ricevuto la cucina potevo già traslocare, perché il trasloco in questi mesi avrei potuto farlo tranquillamente nonostante il virus. Invece sono ancora qua e questo sarebbe il terzo mese che io mi ritrovo a pagare contemporaneamente affitto, mutuo, più doppie bollette, cose del genere. Sinceramente adesso basta. Andava bene per un mese, iniziava a star stretto il secondo mese, al terzo mese, raga, cioè io veramente no, basta. Quindi ecco, speriamo che con la letterina, appena tutto tornerà alla normalità, sarò tra i primi clienti che verranno considerati, perché se no veramente io non so più cosa fare. Detto ciò, volevo aggiornarvi insomma sul discorso avvocato. Spostiamoci un attimo al tavolo che apriamo i pacchi e vediamo cosa mi è arrivato. Bene, come vi dicevo, ho ricevuto ben due pacchi e adesso vediamo cosa contengono. Allora, partiamo da questo qui. Questo pacco me lo manda Elie Cosmetics e quindi penso di aver capito cosa c'è all'interno e stavo aspettando questa cosa con un hype gigantesco. Mo ve faccio vedere. Esatto. Allora, all'interno ci sono queste tre scatoline che, se non sbaglio, comunque adesso verifico, dovrebbero essere due shampoo solidi e un bagnoschiuma solido. Infatti Elie Cosmetics, sapendo del mio interesse nei confronti dei prodotti solidi, appunto per aiutare un po' il nostro pianeta e rinunciare agli imballaggi di plastica, mi ha contattato chiedendomi appunto se volessi provare alcuni dei loro prodotti. Vediamoli uno a uno. Allora, il primo che prendo è questo qui, quindi il bagnoschiuma solido o il bagno doccia, insomma, ci siamo capiti. E come potete vedere è proprio insomma come la saponetta che già utilizzo. Quindi andiamo a sentire. Il profumo è buonissimo, super delicato, che buono. Comunque dice che praticamente è appunto un bagnoschiuma solido con funzione idratante. Interessante, non vedo l'ora di provarlo. Poi qui invece abbiamo ben due shampoo. Perché due? Perché appunto mi hanno chiesto che tipo di capelli avessi e gli ho spiegato che io ho una base molto grassa, però delle lunghezze abbastanza secche per via delle decolorazioni che faccio. Quindi mi hanno dato un Gentle Shampoo Bar, questo qui, che in sostanza è per tutti i tipi di capelli. Oh, è rosino! Che carino, eccolo qui. Anche in questo caso il profumo delicatissimo, buono, mi piace tanto. Mentre quest'altro shampoo, che è il Purifying Shampoo Bar, è per capelli grassi e con forfora, quindi bene. Questo è super verde. Sentiamo il profumo com'è. Buono, sembra quasi mentolato. È possibile? Non so, comunque mi ricorda un po' la menta in qualche modo. Ottimo, io ovviamente adesso proverò tutti questi prodotti e poi vi dirò un po' cosa ne penso, vi darò una mia opinione, una mia recensione, ovviamente dopo averli provati abbastanza lungo da potervi dire cosa ne penso. Ottimo, mi piacciono le collaborazioni per salvare il pianeta. Ma andiamo avanti, apriamo invece quest'altro pacchettino qui, che dal nome, perché appunto il pacco dice che me lo manda Alissa, suppongo sia il pacco di Alissa Handmade Jewelry. Appunto Alissa è una ragazza che mi ha contattato su Instagram, lei fa dei gioielli fatti a mano, prevalentemente in resina, a tema molto witchy, cose che insomma sapete che piacciono a me, e mi ha chiesto appunto se poteva mandarmi qualcosa. Io ho accettato molto volentieri, però è una sorpresa cosa c'è all'interno, perché non so cosa mi abbia mandato, quindi apriamo e vediamo. Abbiamo un pacchettino dentro un pacchettino con questa carta molto carina. Andiamo ad aprire anche questo. Allora, da quelli che sento mi sa che sto toccando la lettera, perché mi ha detto che all'interno ci sarebbe stata una lettera. Allora mi fa ridere perché all'inizio mi dice che non devo ridere per la grandezza della busta, perché come mi ha spiegato su Instagram aveva soltanto questa busta e diceva: oddio, ti ho scelto una busta grandissima per una scatolina più piccola. Ma ovviamente, cioè, non è un problema, non ti avrei giudicata. Poi mi dice che voleva insomma farmi un pensierino, un regalo, e mi piace che ha scritto: vorrei strapparle un sorriso regalandole qualcosa. Grazie mille. E mi dice: alla fine della scatolina ci sarà un pezzo unico della mia collezione.
composizione. Quindi alla fine ho creato quella composizione andando semplicemente a senso e gusto estetico. Mi piace questa tattica, brava. Spero ti piaccia, in caso contrario potrai riciclarla la prima occasione utile. Ma no, ma dai, no, assolutamente no. A questo punto vediamo cosa c'è all'interno. Ta-ta-ta-ta! E cos'era che suonava? Qui abbiamo la scatolina. Oh, guardate che bello col suo sticker, con scritto Alissa, con la manina zombie. Apriamo, apriamo, apriamo. Ok, ok, non ero abbastanza pronta psicologicamente tutto ciò. Cioè, e tu pensavi veramente che questa cosa non mi sarebbe piaciuta? Alissa, stiamo scherzando? Ok, raga, vi faccio vedere. Non so cosa si capirà da questa inquadratura, quindi la tiro fuori e vi faccio vedere meglio. No, vabbè, spettacolare, spettacolare. Allora, ovviamente è una collana che ha questo ciondolo bellissimo, pazzesco. Come se fosse quasi una triplice dea, però con al posto della luna piena centrale questa bara con questo teschio di corvo, direi. Direi proprio di sì, anche perché il corvo è uno dei miei animali preferiti. È spettacolare, è il tipo di creepy e cose witchy che a me piacciono, veramente bellissime, anche perché queste lune qua, oltre a essere nere, hanno anche tipo una sorta di quasi glitter sul viola, cioè adoro, adoro tantissimo, mi piace un botto. Bella, 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 grazie mille Alissa, veramente azzeccatissimo, non lo riciclo nemmeno sotto tortura, cioè questa cosa è mia e nessun altro potrà averla. No, a parte gli scherzi, veramente bellissimo e ci hai preso in pieno, grazie, mi piace tantissimo. Bene, ah! Bene raga, quindi direi che per oggi è tutto. Io ringrazio tantissimo sia Alissa che Ele Cosmetics per avermi inviato queste cosine. Scegliamo ora un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti. E l'hashtag della fine potrebbe essere... Ce l'ho raga, ce l'ho. Hashtag vai di avvocato. Proprio così, di prepotenza. Scrivete hashtag vai di avvocato qui sotto nei commenti, sì. Vi ricordo che in descrizione troverete il link per potermi seguire su Instagram, il link per potermi seguire su TikTok e il link per potermi offrire un caffè virtuale su Ko-fi. Raga, io vi ringrazio tantissimo, come sempre, per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Tan 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 t